fattore accademico è un riconoscimento che l'Ateneo di Urbino concede a professori, ricercatori di altri atenei, soprattutto di paesi esteri, che da tanti anni collaborano con colleghi dell'università o che portano i loro studenti dei rispettivi atenei ad Urbino durante l'anno accademico o anche più frequentemente durante l'estate. Oggi nominiamo il professor Kevin Clark ambasciatore dell'Università di Urbino perché dal 2012-2013 che ha istituito insieme alla professoressa Antonella Negri questo corso di studi economici ad Urbino. In particolare questo programma si interessa di capire il contesto economico italiano con particolare riferimento al modello delle piccole e medie imprese che caratterizza più di altri paesi europei e ancora di più di quelli americani l'economia italiana. My name is Kevin Clark. I'm the academic director of the Business and Culture in Italian Context program at Villanova University, and I'm very proud to talk today about the relationship, the partnership, in a very real sense, between Villanova University and the University of Urbino Carlo Bo. This relationship goes back several decades, but most recently in the business school with the advent of BCIC 10 years ago. We are celebrating the 10th anniversary. We have brought almost 250 students to exchange culturally and in a business sense with University of Urbino students, faculty, and in fact, the entire region. We are so happy about this relationship. We are also looking forward to the future as we deepen our ties with the University of Urbino. And I'd like to also thank Rector Giorgio Calcinini and Antonella Negri for their sponsorship and partnership throughout the years. Il corso Business Culture in Italian Context è un corso che è stato fondato dal professor Kevin Clark, la sottoscritta e Peter Cullen nel 2012 e ha portato a Urbino più di 200 studenti americani. È un corso che ha rappresentato un grande esempio di partenariato di successo perché appunto è stato il primo corso interamente in inglese che ha ospitato l'Università di Urbino. Siamo contenti quindi di attribuire questo riconoscimento al professor Kevin Clark perché questo partenariato non è stato qualcosa, come dire, di astratto, ma è veramente poi stato l'occasione anche per approfondire un'amicizia tra noi e gli States, quindi siamo molto contenti.